E allora ragazzi, benvenuti su Resi Radio, la radio della Resistenza, per stare un pochino insieme. Sto lavorando un po' di roba, anzitutto sto cercando di installare un programma di scrittura per mettere le note, quindi andiamo a manuali e software, scendiamo giù, non funziona più. Due mouse che tengo a entrambi la rotellina sopra per lo scroll. Vabbè, poco male. Intanto qui facciamo un copia, dovrebbero essere un 900 mega, ce lo mettiamo sul desktop. Incolliamo. Eccolo qui. Mancano pochi secondi. Cos'altro dovevamo vedere? Nel frattempo se funziona, se funzioni, proviamo ad usare i congiuntivi che si stanno perdendo. Vabbè che oggi ho sentito dei condizionali, un condizionale da urlo potremmo dire. Ok, proviamo a collegarci qui su una pagina qualsiasi, per esempio di Google Chrome. Ho un monitor da 32 pollici che utilizzo in studio, che però fa sempre le bizze. Ecco, adesso è partito. Perfetto, perfetto. Va bene, nel frattempo che li si carichi, si caricasse, si carichi, insomma, si scherza. Sì, ok, si è trasferito. Scusate, ancora mali di stagione. Esatto. Chi di voi non è raffreddato? Alzi la mano. Andiamo su Install Sibelius. Yeah. Allora, nel frattempo, proviamo a vedere se troviamo sulla pagina, in italiano ovviamente, se troviamo Spreaker.com. La resistenza. Prima si facevano dirette da 30 minuti, qui hanno diminuito un quarto d'ora. Bene. Allora, estrazione dei file in corso, andiamo su Spreaker.com e anche su Facebook e vediamo che ci dice. Crea il tuo post, login, ecco qua. Dovremmo essere. C'è un messaggio su Facebook. Qui un allegato. Royal Music solo. Questo non ci interessa. Sì. Ok, vediamo qui su Spreaker se ci fa entrare. Sì. Vediamo se ci sta, fa andare sul profilo pubblico. Ecco qui, vediamo se si sente. Quindi possiamo probabilmente condividerlo su facebook.com. Ecco qui, condividiamo sulla resistenza. Ok, quindi lo trovate anche su Facebook. Continuiamo l'installazione di Sibelius, accetto i termini di contratto, avanti. Allora ragazzi, che mi raccontate in questo 2 gennaio? Questo non ci interessa, lo possiamo chiudere. Ok, vediamo come ce l'ha connesso. Scusate la tosse ancora una volta. Allora, non ci dà niente. Non ci vuole fare scendere, vediamo.
Facebook sempre veloce come una scheggia morta. Installiamo Sibelius, ok. Va bene, torniamo a noi agli esercizi di jazz che stavo vedendo alcune letture. Andiamo al numero 7. Sì. Leggiamoci questo. Thank you.
Quindi ancora 4 minuti di diretta, vediamo che ci dice lì per l'installazione di Sibelius. Ok, sta procedendo. E invece dietro vorrebbe installare del software per la stampante, ma non ci interessa. Uscire dall'installazione, sì. Va bene, vi faccio una canzone. Una canzone della Resistenza, insomma. Ok, una canzone di repertorio, diciamo. Prenderti il tuo tempo di mettere da parte compromessi e bugie che ti sei raccontato in tutti questi anni, cercando il momento giusto di fare i bagagli. Prendi carta e penna e arma la parola, racconta in un libro chi sei stato sino ad ora. Non fartela raccontare da chi dice presto o tardi. L'amore e la poesia non cedono agli inganni degli anni. Che tu sei un ragazzino, magari sei un vecchietto con un cuore da bambino. Non c'è momento migliore per coltivare i propri sogni di quello inatteso, di quello che vivi ogni volta che ne ritorno, ogni volta che una musica nel fare ti asseconda e ti sponda. Di tutto quello che ti accade non sarà la soluzione, ma non aggiunge male al male. Dimmi cosa ci unisce più della musica, musica. Cosa ci unisce? Cosa ci unisce più della musica, musica? E le che unisce? Cosa ci unisce più della musica, musica? Cosa ci unisce più della musica, musica? Mai difetto, a te che hai messo in arte una carenza d'affetto, a chi crede nell'amore, nelle coppie di fatto, a te che non lo chiedi e dunque meriti rispetto, a chi pone resistenza, a chi ha stonato almeno una volta sopra il cielo in una stanza, a chi piange di gioia e non c'è dalla noia, è il veleno che goia, gli dà ancora voglia di vivere, che bello che ti fa sorridere. Sarà che forse abbia scovato il tuo lato sensibile con cui condividere la domanda se a dividere non sia forse la politica, la chimica, la fede e poi l'onore e tutta l'altra roba fatta di numeri e parole, dove finiscono i problemi e lì che iniziano le note. Dimmi cosa ci unisce più della musica, musica. Cosa ci unisce? Cosa ci unisce più della musica, musica? Grazie per essere stati con noi, resistere sempre, continuate a seguire le dirette. Ciao!